con il richiamo alla fotografia, quando ti fanno gli inglesi la richiesta di sorridere, e forse non è un caso che ci sia questo termine, sindaco, che richiami immediatamente l'allegria che il cibo porta quando è buon cibo. Questa definizione, lo ricordava Alberto prima, distingue quello che è il carburante per vivere da quello che noi conosciamo, che è un sistema alimentare basato su un elemento, la qualità. Barbara prima ricordava come nei prossimi giorni ci saranno approfondimenti, ci saranno in un luogo straordinario come questo dei punti che verranno focalizzati rispetto a un percorso lungo che segna nell'Università di Pollenzo un elemento culturale verticale che permette a tutti di approfondire temi che noi impariamo a casa nostra da ragazzini, o meglio per tante generazioni abbiamo imparato a casa nostra da dei professori o delle professoresse di grande levatura, di solito mamme e nonne, che ci hanno spiegato fin da piccoli che cosa era buono e che cosa non lo era. Non tutti nel mondo hanno questa fortuna e noi abbiamo il dovere di spiegarglielo, di raccontarglielo senza supponenza, con la modestia che ci appartiene, ma con l'orgoglio, la consapevolezza di quello che abbiamo e che abbiamo costruito nei secoli, con tante contaminazioni, con tante culture che si sono incrociate sul nostro territorio, ma che ci hanno resi protagonisti indiscussi della cultura dell'alimentazione. Oggi nel mondo l'Italia è associata alla qualità. Chiunque guardi a quello che produciamo sa che Italia è qualità, e io credo che questo sia un patrimonio da non disperdere. Permettetemi di ringraziare, insieme al sindaco di Bra, Gianni, ti ringrazio anche per l'accoglienza, ma saluto tutti i sindaci, i protagonisti del territorio, le persone che prima di altri hanno l'onore, ma anche l'onere, di ascoltare tanti problemi che spesso, Alberto, si sovraccaricano di tante criticità, invertendo la piramide della sussidiarietà. Noi spesso i tagli li facciamo in senso inverso, dovremmo tagliare in alto, e invece chi taglia va poi a gravare sui sindaci non solo delle maggiori responsabilità, anche dei maggiori costi. Quindi grazie davvero per l'impegno, e con voi a chi garantisce la presenza dello Stato, quindi le nostre forze di sicurezza, le saluto tutti insieme, i nostri carabinieri, la Guardia di Finanza, l'Esercito, i nostri Vigili del Fuoco, la Polizia Municipale e tutti quelli che giornalmente ci rappresentano in maniera indiscussa in Italia e anche all'estero. Saluto le rappresentanze istituzionali nazionali e regionali che vedo numerose, perché questo è un evento che mette insieme non solo le realtà piemontesi, ma quando uno parla del Piemonte parla dell'Italia. Prima si ricordava Cavour ebbe un'intuizione da ministro sabaudo dell'agricoltura. Noi all'interno del Ministero dell'Agricoltura abbiamo lo studio di Cavour. Quando entri rimani colpito, perché Camillo, penso, di Cavour rappresenta chi ha inventato il modo per riunire la nostra nazione, ma rappresenta in quel ministero l'uomo che ha avuto la capacità a metà dell'Ottocento di comprendere proprio questo, che il cibo per l'Italia era qualcosa di più che una produzione di carburante. All'epoca l'agricoltura evidentemente aveva un'importanza ben maggiore di quella che ha avuto negli ultimi anni. Io sinceramente spero che riacquisisca questo spazio di centralità, ma all'epoca era agricoltura, industria e commercio, cioè era l'intera filiera della nostra nazione, di quella che sarebbe diventata una giovane nazione, che doveva trovare in quella dimensione una sua collocazione e anche una sua espansione. Certo, c'erano da risolvere i problemi più basilari, quello di alimentare tutti, la sicurezza alimentare che noi oggi guardiamo a livello mondiale, all'epoca era un problema nazionale. C'erano disparità, c'erano criticità in quelle regioni che oggi magari sono più ricche, il Veneto c'era povertà, il Friuli c'era povertà, oggi sono tra le più ricche in termini di reddito, ma all'epoca gravavano di problematiche che chi invece aveva la fortuna di avere un'economia più avanzata proprio qui in Piemonte doveva caricarsi. Aveva trovato in quella chiave, nel mondo dell'agricoltura, nelle filiere interconnesse con questa, un modo
per affrontarle. Nel tempo io credo che l'imprinting dell'Italia sia stato dato anche da questo modello che Cavour inventò. Non ebbe la fortuna di vedere il Ministero dell'Agricoltura, che è stato realizzato su una vigna antica, anche quello simbolico, e ogni angolo di quel ministero parla di una stagione nobile nella quale questo modello era centrale. Oggi ricerchiamo delle risposte, cerchiamo di restituire centralità a questo modello secondo un principio di sovranità alimentare che io ho acquisito proprio dagli insegnamenti del professor Petrini, ma anche dalla dimensione di nazioni deboli, aggredite in termini culturali nei loro pilastri di modello di civiltà, le nazioni sudamericane nelle quali veniva cancellato il sistema di alimentazione tradizionale da multinazionali che non avevano un rapporto col cibo che è quello delle mamme e delle nonne che ti vogliono far crescere bene, avevano un rapporto col cibo che era quello di far aumentare il loro gettito e quindi evidentemente non curavano la qualità ma la produttività delle loro aziende. Un po' quello che sta per accadere nel nostro sistema e che rischia di accadere se noi perseguiamo la cultura della sicurezza alimentare che si priva dell'elemento della qualità. Non basta immaginare un mondo nel quale si possa avere cibo per tutti, è necessario avere un mondo nel quale si dia buon cibo per tutti, e si può fare scegliendo delle strade che non sono sempre compatibili. Vedete, noi abbiamo scelto di contrastare, e io ringrazio il Parlamento che in grande maggioranza non ha contrastato questa iniziativa normativa, ma soprattutto i tanti comuni italiani di ogni indirizzo politico, le regioni che hanno scelto di chiedere che si vietasse in Italia la produzione di cibo coltivato, sintetico, chiamatelo come volete, ma di cibo da laboratorio, perché è un rischio la standardizzazione del prodotto che deriva da quel modello, ma è un rischio ancora di più per il nostro modo di intendere la cultura alimentare. Vedete, il titolo di questa iniziativa è una suggestione, no? Il sapore dei prati. Feuerbach sosteneva in maniera diretta: noi siamo quello che mangiamo, anche il cibo è quello che mangiano i nostri animali. La distinzione, la differenza del singolo formaggio, della singola carne è dato da quello che ha mangiato l'animale, da come è curato l'animale, da come ha potuto vivere nel benessere che gli deve essere garantito nel suo ruolo all'interno dell'ecosistema. Noi ricerchiamo quel tipo di modello. Noi il latte pensiamo che debba essere ancora attinto, uso questo termine aulico, dalle mucche piuttosto che prodotto in bioreattori, perché è un modello che nega questa differenza e questo rapporto con il territorio che per noi è un fatto naturale e che deve restare un fatto indispensabile. È anche un valore aggiunto per la nostra economia, non lo nego. Se il cibo fosse standardizzato e prodotto in laboratorio, perché realizzarlo dove si tutelano i diritti dei lavoratori, ci si preoccupa della sostenibilità ambientale, le tasse sono elevate per garantire una redistribuzione e garantire una sostenibilità anche per chi è più debole? Se lo fai in laboratorio lo vuoi fare dove tutto costa meno e poi lo vendi dove tutto costa di più. Qualcuno dice che garantisce meglio l'ambiente. Io non credo che la dicotomia tra allevatore, agricoltore, pescatore, ambiente sia stata in termini comunicativi e culturali una scelta giusta. Dove manca l'agricoltura, dove manca l'allevamento, dove manca la pesca, le cose vanno peggio da ogni punto di vista, compreso in termini di dissesto idrogeologico, perché questo è un dato incontestabile. Io credo che l'uomo abbia un dovere nel rispetto della sostenibilità ambientale, della sostenibilità produttiva, di garantire una bioregolamentazione basata su principi forti e su valori che guarda alle innovazioni tecnologiche che abbattano l'inquinamento, che abbattano l'impatto ambientale, ma che restino ancorate a dei principi saldi. Questa è la sfida che a mio avviso dobbiamo raccogliere e sulla quale tutti stiamo lavorando. E poi diciamoci le cose come stanno. Non è vero che la sicurezza alimentare che qualcuno vuole raggiungere si raggiunge producendo cibo standardizzato. Forse lo puoi produrre in maniera più veloce, ma noi abbiamo in Africa il 65% dei terreni arabili mondiali.
possiamo coltivare aiutando i paesi in via di sviluppo, dandogli la nostra capacità di formazione, le nostre tecnologie. È quella la sfida, utilizzando la forza che hanno le nazioni più progredite in termini, usiamo questo termine, progresso, per aiutare le nazioni più deboli e aumentare la produttività senza rinunciare alla qualità. Perché a me spavento molto un mondo nel quale, come qualcuno auspica, ci sia qualcuno che si può permettere di mangiare bene, cibo naturale, e poi agli altri gli dai cibo a basso costo, da basso valore nutrizionale, prodotto non si sa bene come e del quale non interessa niente a nessuno. Una divaricazione tra ricchi e poveri che non ci possiamo permettere in termini etici prima che economici, e su questo credo ci sia un interesse generale. E in ultimo, evidentemente, per le nostre aziende la cancellazione della qualità sarebbe la fine. È evidente che il nostro costo di produzione di qualità è più alto, lo dobbiamo spiegare perché è più alto, perché fa meglio in termini nutrizionali, perché è più buono, perché ti dà la possibilità in termini conviviali di vivere meglio, perché la salute non è solamente l'analisi del sangue, è anche l'analisi di quello che è in testa. E quindi un buon bicchiere di vino, un buon pezzo di formaggio non fanno male se ti permettono di stare bene fisicamente, io credo, ma non faccio lo scienziato, ma credo che sia oggettivo anche in termini di testa. E ci sono dei dati che nessun Nutri-Score potrà negare, perché il Nutri-Score dice che i nostri formaggi sono pericolosi, che il nostro vino è letale, però gli italiani vivono più di altri, siamo la seconda nazione al mondo per longevità e noi mangiamo questo e beviamo questo da una vita, sempre con moderazione. È giusto ragionare sempre nel termine della moderazione, ma i dati sono oggettivi e nessuno ci può spiegare che rinunciare a questa qualità della vita sia una scelta corretta, ed è per questo che lavoriamo per anche sanare qualche piccola criticità che è venuta in essere. L'Italia mancava del riconoscimento come patrimonio dell'UNESCO della sua cucina, c'erano i nostri cugini francesi che ieri abbiamo battuto nella pallavolo, e voglio salutare la nostra grande nazionale italiana e fargli in bocca al lupo per la finale con la Polonia. C'era la cucina messicana, bel popolo, dalle tradizioni nobili, un po' moderne rispetto alla nostra cultura alimentare, ma insomma c'era la cucina coreana, c'era la cucina giapponese di antica tradizione anch'essa, mancava la cucina italiana. E noi abbiamo candidata come primo atto del nostro governo, e ringrazio il collega San Giuliano, perché l'obiettivo di garantire questo risultato rimette a posto le cose, ma non è quello che ci siamo posti, è raccontarla. Ci permette di raccontarla in tutto il mondo, non come prodotto, non come trasformazione primaria, secondaria, come distribuzione, come monumenti, come biodiversità, come ecosistema, come città. Non servono le fiere quando hai queste città in cui, quando giri insieme ai monumenti, alla storia, che ti parlano dei Goti, ai Longobardi, che attraversano la cultura cristiana e arrivano a quella rinascimentale. Insomma, non servono le fiere. Uno quando gira nei nostri paesi, io vengo da un paese più piccolo di Bra, ne sono orgoglioso come gli abitanti di Bra e ogni abitante dei tanti comuni italiani che si sono spesso desertificati perché è mancato quel contatto in termini di produzione e la capacità di valorizzare i prodotti. Allora noi vogliamo attivare sempre più delle filiere che si portino dietro la produzione, la trasformazione, attraverso i nostri cuochi, attraverso i nostri ristoratori, attraverso i nostri produttori, attraverso i nostri ambasciatori, attraverso i nostri cittadini, attraverso i nostri militari. Stiamo tentando di coinvolgere tutti per cercare di certificare sempre meglio questo elemento. E poi in ultimo c'è la ricerca, citavo prima l'università, ma ce ne sono tanti di obiettivi che ci dobbiamo porre, perché la ricerca è essenziale, una ricerca che garantisca un allevamento, un'agricoltura più sostenibile, e una ricerca che sempre più sappia raccontare e spiegare perché il nostro modello di civiltà può essere un paradigma al quale gli altri possono agganciarsi per perseguire un obiettivo di crescita dell'umanità che sia compatibile con quei valori che per noi sono naturali e che io credo il mondo abbia bisogno di riconoscere e di ritrovare in maniera piena e in tutti i suoi ambiti. Vi ringrazio, faccio l'in bocca al lupo a questa comunità. Noi come Ministero dell'Agricoltura siamo a disposizione, ovviamente sta nelle cose della Regione Piemonte, ha trattato un tema, quello dell'acqua, sarebbe lungo
parlarne, ma l'agricoltura oggi ha bisogno di acqua, non oggi. 53% dell'acqua viene utilizzata dal mondo agricolo. Qualcuno ha usato anche termini: noi perdiamo il 53% dell'acqua per il mondo agricolo. Quell'acqua ritorna in circolo, non viene dispersa, però l'abbiamo usata male ed è un bene prezioso. Noi oggi captiamo, lo ricordava Alberto, 10-11% dell'acqua, abbiamo una dispersione nelle nostre reti idriche che arriva al 40% a livello nazionale, in alcune regioni al 50%. Abbiamo una capacità di captazione nei 524 impianti del nostro territorio nazionale che è ridotta di un terzo, perché non si fanno gli sversamenti dei fanghi, perché i fanghi all'interno delle dighe vengono considerati inquinanti, ma tu quell'acqua te la bevi e non si capisce le due cose come stanno insieme. E allora abbiamo nominato un commissario dal nome suggestivo, che è Nicola Dell'Acqua, ma che ha grandissime capacità professionali e tecniche. Purtroppo glielo ricordo anche scherzando, quando abbiamo fatto il decreto siccità abbiamo nominato Nicola Dell'Acqua e purtroppo l'acqua è stata eccessiva in Emilia Romagna e va tutta la nostra solidarietà a quella regione, ma ha presentato un piano che dimostra che noi possiamo arrivare, solo utilizzando gli impianti attuali, ad avere una captazione di un terzo superiore a quella attuale. Continueremo a pianificare, perché questo è quello che va fatto, che è stato fatto per tanti anni. Nei primi 30 anni della storia repubblicana si è pianificato sulla gestione delle acque in maniera attenta e puntuale, e poi invece spesso sono diventati carrozzoni clientelari, le autorità di distretto, lo dico al presidente della regione, l'acqua non conosce i confini regionali. C'è un fatto. Quindi in Italia esistono le autorità di distretto, sono 5, costruite sui confini che l'acqua riconosce, che sono quelli naturali. Ecco, bisogna cercare meglio, e lo faremo insieme alla conferenza delle regioni, di avere delle opinioni omogenee, perché questa nazione grava di troppi livelli istituzionali che spesso non hanno un ordine gerarchico, e questo su alcune questioni come la siccità impedisce di agire in maniera veloce, e sulla pianificazione ancora peggio, perché gli interessi diffusi alcune volte sono utili, ma se entrano in contrasto qualcuno li deve risolvere. In bocca al lupo alla città di Bra, in bocca al lupo a CIS, un ringraziamento a Slow Food che come un movimento ha raccontato fin dall'inizio come la qualità del nostro modo di vivere, più che del nostro modo di mangiare e basta, che ne è una componente essenziale, sono una ricchezza da proteggere e valorizzare. Grazie e buon lavoro. Grazie al ministro Francesco Lollobrigida. Mi permetto di banalizzare: l'acqua, che è un tema così importante, spero non sia il tema dei prossimi 4 giorni, almeno per adesso. Facciamo che aspettiamo ancora 4 giorni. Molto bene, allora siamo giunti alla conclusione.